Perché hai paura di me? Io ti amo. E nessun altro motivo mi avrebbe convinto a rivederti, credimi. L'ho capito appena ho saputo del tuo arrivo in città con tua madre. Invece di preoccuparmi, di temere uno scandalo, ho sentito solo questo. Ecco, la rivedo. Così potrò dirle che da quella sera io non riesco più a vivere in pace con me stesso. E non ci riuscirò più, senza il suo perdono. Guardami. Io so di non meritarlo e non voglio strappartelo. E se pensassi che tu sei qui a concedermelo in cambio di... Lasciami essere sincero fino in fondo. Io voglio che tu sappia tutto di me. Perfino quello che finora non ho avuto il coraggio di confessare nemmeno a me stesso. Io non mi sono mai pentito di niente nella mia vita. Soprusi, inganni, slealtà. Tu sei la prima persona che mi faccia sentire questo senso di rimorso. Questo bisogno di umiltà. Dovrei soffrirne, amareggiarmi. E invece mi si allarga il cuore, respiro. Dovrei maledire il momento in cui ti ho fatto del male. E invece sono grato a Dio, al destino che ha voluto il nostro incontro. E che ti ha ricondotta qui perché io potessi parlarti. Senza lasciar parlare te, è vero? Senza chiederti perché sei qui con tua madre. Non disprezzare mia madre. È di te sola che mi importa. Non mi hai risposto. Volevo conoscerti. Eccomi qui. Carlo, duca di Parma. Con una moglie che forse non ho mai amato, ma che certo non amo più. Tre figli e la condanna a dover rimanere per te sempre Luigi di Mulazzo, l'uomo che ti ha offeso e di cui dovresti vendicarti. Tutto questo lo sapevo. Allora? Non ho mai pensato a vendicarmi. Perché? Volevo conoscere i tuoi sentimenti. Mi credi? E i miei? Ora torno a sopportarmi. Perché mi ami. Avrei fatto meglio. Non dirlo. Ma che pro tutto questo? Adesso è peggio. Mia madre mi riporterà a casa. E io verrò a Firenze. A Firenze? A Firenze, sì. O dovunque andrai. Perché io non ti lascerò più, Emma. Non rinuncerò mai a te. E anche tu lo vuoi, vero? Se siamo qui a dirci che ci amiamo dopo quello che è successo... Noi non siamo persone meschine. Noi non ci vergogneremo mai del nostro amore e sapremo difenderlo. Fino a quando? Matt Batman.
cane. Mi prego, sbrida te, eh? Non può venire. E allora? Pochi, è già qui da mezz'ora. Volevo avere da mio fratello le ultime novità a Palazzo Ravassoni. Non potevo certo parlargli davanti alla duchessa, no? Oh, dottor Bocchi, bentornato. Come va? Parla vicino. Oh, meglio Nino, come mi chiamano tutti. Ma sull'illustre fratello possiamo sempre contare. Beh, spero di sì. Al momento giusto, e se i suoi interessi andranno d'accordo con i nostri. Ma questo io l'ho sempre detto, se gli forziamo la mano otterremo l'effetto contrario. Ok. Oh, amici, ora noi dobbiamo tenere la nostra piccola riunione, ma vi terremo al corrente, non dubitate. Avremo tempo e modo di farvi assumere i vostri rischi e le vostre responsabilità. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Ecco. Dai, Ravassoni. Allora, a Torino. Ai nostri esiliati la maggioranza è decisa a un'azione contro il Duca. Ah, finalmente! Parliamo chiaro, diciamo accopparlo! Era ora che si decidessero. E da parte del Regno Sardo, come vedrebbe la cosa, Cavour? Qualche sondaggio negli ambienti di corte del governo li abbiamo fatti. Ogni colpo che indebolisce Vienna e l'Italia rafforza e incoraggia Torino. Non siamo i mercenari di Vittorio Emanuele. Noi mazziniani vogliamo liberarci del Duca per la vittoria della rivoluzione e della Repubblica. È questo che cambia se tutti i monarchici repubblicani siamo risoluti ad agire. Riva ha ragione. Questo è il nostro compito adesso. Stabilire come agiremo. Me ne incarico io. Ho un conto da sistemare col signor Duca. La frusta in faccia del suo lacchè mi brucia ancora. E forse non solo quella. Avevi messo gli occhi addosso a Rita Marcucci, eh? E con questo? Tutti parlerebbero di onore offeso. Invece l'attentato deve avere una chiara e indiscutibile matrice politica. Certo. La liquidazione di un tiranno e non una vendetta personale. Più che giusto. Non sono d'accordo. Bisogna evitare a Parma le rappresaglie di 3 anni fa. Nessun suddito del Duca deve essere sospettabile. Né fra i mandanti, né fra gli esecutori. È l'unico modo di salvare anche la cittadinanza, se vogliamo che ci schieri dalla parte nostra. Un sistema forse ci sarebbe. E quale? Ecco qua. Creare un fatto personale che non riguardi Parma o i parmigiani. Falla corta. Il Duca ha già fatto un paio di viaggi a Firenze e ci ritornerà. A Firenze? Ma per... Sì, perché ha una storia con una ragazza, la contessina Emma Vernaldi, e di nascosto... Oh, se gli capitasse qualcosa, tutti penserebbero all'agguato di un rivale fiorentino, no? Il fratellone ti dice proprio tutto, eh? Amo de Gancamè. Un momento. Ma chi agisce? Un paio di uomini fidati si trovano. Basta pagarli bene. Sì. Ma come trovarli? Rivolgendoci al colonnello Rosselot. Ma sei ridicolo! Non mi saltate addosso. Proprio lui, il capo di stato maggiore delle truppe ducali. Ne ha di tipi loschi al suo servizio. E non gli diremo perché ci servono. Ma lo capirà di certo. E anche se capisse? Nino vuol dire che Rosselot è nemico in segreto del duca come lo è suo fratello. Si dice persino che stia tramando con Vienna per detronizzare Carlo. Il livello morale della nostra ufficialità sta scendendo sempre più in basso. E spetta me, come capo di Stato Maggiore... Sempre più in basso? Tu te ne sei accorto, Cameli? Veramente? E non spetta al capitano Cameli, sia pure vostro ufficiale d'ordinanza, a confermare o meno le mie parole? No, caro colonnello Rosselot. Siete voi che state dimenticando quello che spetta o non spetta a me. Questo tenente Bacinetti si è comportato da mascalzone. È vero. Già, un coniuge tradito trova sempre degli alleati. Già. Ma questo coraggioso marito che spera di vendicarsi ricorrendo ai superiori del rivale... mi fa vomitare. Carlo!
Oh, sì, scusa. Il tenente Bacinetti è stato sorpreso penetrare di notte in casa dell'amante e colto sul fatto dal marito. E tutta Parma ne ha riso. Se è per questo ne ride ancora. Insisto per il congedo punitivo con decorrenza immediata. Colonnello Rousselot, nessuno meglio di voi sa che io ho sempre disapprovato gli interventi dei superiori nella vita privata degli ufficiali, specialmente dei loro amori. Interventi ridicoli che ottengono l'effetto contrario. Fra i nostri sudditi vanno esaltate e non represse le doti virili ed estirpate invece quelle negative. La pedanteria e il moralismo da strapazzo. Come si sente che qui a Parma i gesuiti contano ancora troppo? Cos'è? Ho scandalizzato qualcuno? Me, certamente. Mi dispiace, cara, ma temo di doverti deludere ancora di più. Rousselot, non avremmo mai dovuto trattare qui un problema di servizio. Ma ormai, liquidiamolo. Il tenente Bacinetti è un ufficiale brillante. Che sia simpatico, non c'è dubbio. E a me serve un secondo aiutante da affiancare al mio bravissimo Cameli. Il provocatore di uno scandalo? Per me non lo è. E non voglio che ne diventi la vittima. Altezza, i benpensanti di Parma si riterranno beffeggiati. Peggio, offesi personalmente. Meglio così. Se premio l'audacia e metto la gogna alla vigliaccheria, i mariti sfortunati impareranno a battersi, anziché ricorrere all'autorità. Bacinetti deve essere a mia disposizione fin da domani. Fra un paio di giorni dovrà accompagnarmi con Cameli a Firenze. Ho accettato l'invito a una grande battuta di caccia dei Bonaccorsi. E come tutti sapete, la caccia è una tentazione a cui non so resistere. Roberto. Roberto. Scusami. Ti ho svegliato. Non venivi più a darmi la buonanotte? Hai ragione. Ma avevamo gente dopo cena. Papà c'era. Sì, c'era. Era arrabbiato. Perché? Quando mi porti i maneggi e mi insegna a montare a cavallo è sempre contento. L'altro giorno mi ha detto: chi ci sa fare con i cavalli ci sa fare con tutti, uomini e donne. Già, tuo padre ama molto i cavalli. E qualcuno perfino più dei cavalli. Vero, Roberto? Papà! Raccontavi i nostri segreti? Oh, no, papà, io... Scherzavo. E non devi mai vergognarti di quello che fai. Mai, papà. Se penso che un giorno dovrò prendere il tuo posto sul trono. Prega Dio perché avvenga. Vorrei esserne anch'io sicuro. Dovresti essere un esempio per lui, e invece... Roberto deve dormire adesso. Ma, papà... Se no, domani, niente maneggio. Sì, sì, certo. Buonanotte, bambino mio. Papà, li lasci entrare a giocare con me in giardino? Chi? Quei ragazzi che stanno a guardarmi dietro le sbarre dei cancelli. Ma vedi, Roberto, quei ragazzi... Certo, è una buona idea. E un giorno o l'altro lo faremo, te lo prometto. Ma adesso dormi, eh? Se avevate qualcosa da dirmi, potevate fare a meno di seguirmi fin qui. Vi ho detto che in questa camera... In questa camera abbiamo messo al mondo 3 figli. E perciò... Ma perché devi essere sempre così banale?
Se io sono banale, voi siete volgare in tutto quello che fate. Il che è molto peggio. Ne dubito. E smettila di darmi del voi come a teatro. Che cosa vuoi? Proprio così. Che cosa voglio? Prima di tutto che tu la smetta nel cercare di alienarmi l'affetto di Roberto. Più tenti di sminuirmi i suoi occhi e meno tieni. A quest'ora dovresti esserne convinta. Gli occhi li aprirà un giorno. E quando ti vedrà come sei. Non ho finito. E io non ho nessuna intenzione. Mi ascolterai invece! Già, dovevo ricordarmi che sei perfino capace di ricorrere alla violenza. Solo se mi ci costringi. Seconda cosa, ti chiedo... Anzi, per usare un linguaggio che ti è caro, ti diffido formalmente dall'ingerirti nell'attività di governo. Tanto più che i tuoi criteri di giudizio sono spesso diversi e perfino opposti ai miei. Avanti? Perché non lo dici? Pallavicino è sempre d'accordo con me. È questo che volevi dire? Mentre tu sei sempre d'accordo con lo stagliere Ward. Basta che lui ti fornisca i mezzi per le tue pazzie. L'ex stagliere Ward, nostro ministro alle finanze, assicura da anni la salvezza del ducato. Perciò tu gli devi stima e rispetto, come me. Bene, adesso ti chiedo di lasciarmi in pace. Solo questo? Nient'altro. Che vuoi dire? Prima, quando parlavo di Firenze, sembrava che volessi uccidermi. Mai, mai scenderò così in basso da mettermi al livello di una delle tue sgualdrine e chiederti di rinunciare a lei. Io mi chiedo piuttosto quanto costerà al ducato questo tuo nuovo capriccio. E non parlo solo dello scandalo. A quell'epoca un viaggio in carrozza da Parma a Firenze era tutt'altro che agevole e sbrigativo. Ma Carlo avrebbe massacrato la pariglia migliore delle sue scuderie per raggiungere la donna che avrebbe dovuto odiarlo e che invece gli aveva insegnato ad amare. Tornate a Luna. Promesso che sarei tornato. Sì, ma ho tanta paura. Se ci sorprendono. Sei già stufa di me. Temevo che tu non ricevessi in tempo il mio biglietto. Il giardiniere non dirà niente ai tuoi. Oh, no. Ha detto a Luna. Mancano quasi 2 ore. Sì, ma è meglio che la carrozza non aspetti vicino alla villa. È più prudente. Mm. Nell'altra strada.
Francesco? Eh? Ma perché non te ne vai a letto? Non dormivo, riflettevo. E ho qualcosa da finire. E non puoi finire domani? Finisco stanotte. Francesco? Io sono molto preoccupata per Emma. Il suo avvenire... implica la tua personale responsabilità. Tu non hai niente da fare. E puoi benissimo sacrificare qualcuno dei tuoi interessi mondani alla tua unica figlia. Comunque, non è questo il momento più opportuno per discutere il problema. Se di problema si tratta. Lo è. Vedremo, vedremo. E adesso, per favore... Eh già. Con te non si può mai parlare. Un giorno ti pentirai. Io? Cercherò di imitarti. Tu non ti sei mai pentita di niente. Emma. Emma, non mi hai dato nemmeno la buonanotte. Tornerò presto, vedrai. Al massimo una ventina di giorni. Ma domani devo ripartire. Io vivo aspettandoti. Anch'io. Non è vero. Tu sei il duca di Parma. E tu sei la mia padrona. Perché non posso più fare a meno di te. Ti prego. Aspetta, c'è qualcuno. È morto. Cosa ne facciamo? Non possiamo lasciarlo qui. Dalla villa non possono dire. Portiamolo dentro finché non arriva la carrozza. Vai a chiamarlo. Subito. Ah.
Ho cercato di farti capire che sono pentita delle colpe che ho verso di te. Ma non puoi chiedermi di continuare a essere complice delle tue pazzie. Sì. Sì, sì, ne ho fatte anch'io di pazzie. E mi sono perfino umiliata al punto di confessartele. Ma tu hai tutta la vita davanti. Non devi sacrificarla per un uomo che non farà mai niente per te. Non può, mamma. E io lo amo. Emma. Vediamo in albergo. Attenti per la strada. Quell'altro deve essere ancora in giro. Ormai. Ma ci possiamo fidare? Dobbiamo. Ma ci penso io. Aiutami! Ricordati, appena arriveremo a Parma avrai quello che ti ho promesso. Ma guai a te se direi una sola parola. A nessuno, capito? Gira la carrozza. Sì, Altezza. È proprio lui. Il cocchiere che mi ha riferito tutto. È così. Il cocchiere è uno spione. Lo faccio impiccare. No, Altezza. E chi me lo impedisce? Voi che lo pagate? Prima di tutto non avete mai fatto impiccare nessuno, nemmeno i vostri peggiori nemici. E mai lo farete. Seconda cosa, quell'uomo era con voi per proteggervi, non per spiarvi. E vi è stato utile, se non sbaglio. Come è stato utile a me per convincermi a parlarvi chiaro. Le solite raccomandazioni di prudenza? Quelle sono implicite. Ma stavolta dovrete darmi retta. Allontanatevi per qualche tempo da Parma e non per tornare a Firenze. Ci siamo. Non fraintendetemi. I vostri fatti privati non mi riguardano. Parlo dell'attentato, che potrebbe ripetersi. È meglio preparato. Non darò pace a Soragna finché non risaliremo ai mandanti, di chiunque si tratti. Ma abbiamo bisogno di un po' di calma per riuscirci. Con voi lontano da Parma. I mandanti
Sono poi così misteriosi? Forse no. Ma ci vogliono prove. E se io scappo da Parma, voi ne troverete? Non vi ho proposto di scappare. Quel vostro viaggio a Vienna, sempre rimandato, ora si è reso necessario. Il governo imperiale deve autorizzarci ad emanare un prestito e ad adottare una più rigorosa politica fiscale. Altrimenti è la rovina. Ma questa è partita vostra. Io che tratto problemi di finanza. Non saprei neppure come si comincia. Mi sono chiesto molte volte perché ci provate gusto a sembrare più piccolo di quello che siete. Io? Dimenticate l'uniforme e perfino il trono. Io parlo del vostro cervello, che stimo più di voi. I cavalli ombrosi vanno presi con lo zucchero, eh? Datemi la vostra parola che partirete presto per Vienna. E va bene. Andrò. La parola. Eccola. Soddisfatto adesso? Mi ringiovanite. Ma non mi libererò mai di voi. Verrà anche quel giorno. Scherzavo. Voi per me... Capita ai potenti. Dimenticano. E i puledri di razza non accettano gli speroni. Gustav Schmucker. Non lo ricevo. Non ho tempo. Ditegli di ripassare, ma non prima di un mese. Andate. Un momento. No. Fatelo passare. Caro colonnello, vi avrei mandato a chiamare. I 3 mesi sono scaduti. Esatto. Ed è il momento di fare il punto della situazione. Non capisco. La somma da versarmi è pronta o non è pronta? La somma da versare a vostro figlio Andrea, colonnello, non è un minorenne. Ma voi avevate detto... Calma. E parliamo prima di lui, se il suo avvenire vi interessa. Sua Altezza è pronto a dargli una prova della sua benevolenza, assumendolo nel corpo diplomatico del Ducato. Ne siamo grati. Ma questo non significa che... C'è anche una possibilità di impiego immediata. La corte deve effettuare delle ricerche araldiche urgenti e abbiamo pensato di distaccare un giovane segretario presso il conte Bernardi, il grande araldista di Firenze. È una magnifica occasione. Vostro figlio si farà apprezzare come merita. E il denaro? Abbiamo bisogno di altri 3 mesi. Oh! Impegno il vostro onore a non riferirlo a nessuno. È un segreto di Stato. Il Duca sta per recarsi a Vienna. E saremo autorizzati a una politica che rinsanguerà le nostre finanze. 3 mesi, ho detto. E forse anche di meno. Immagino che non accettando la dilazione, la carriera di mio figlio... Chiederò domani stesso al ministro agli esteri, Marchese Pallavicino, di convocarlo. Sempre che... Sempre che. Bene, bene. Sono lieto di rendermi utile a Sua Altezza il Duca di Parma. E assieme assolveremo al meglio il compito affidatoci, signor Schmucker. Andrea Schmucker. Se non sbaglio, c'era un conte Schmucker alla corte di Napoli.
ufficiale dei dragoni svizzeri. È mio padre. Ah, ecco, la mia memoria non è invecchiata, per fortuna. Direi che è prodigiosa. Senza quella nel nostro lavoro... Vieni, vieni, Erminia. Ti presento Andrea Smucker, dovrei dire il conte Smucker, inviatomi da Parma con credenziali molto lusinghiere dal ministro agli esteri Marchese Pallavicino. Sarà al mio fianco nelle ricerche di cui mi incarica la corte ducale. Benvenuto a Firenze. Vi tratterete molto? Ah, le donne, ma come si fa a dirlo? Il primo giorno e col lavoro che ci aspetta. Immagino che vi siate già sistemato. Sì, all'albergo Medici. Invitiamo a pranzo il nostro giovane amico. Ah, certo, ma prima vorrei presentarlo a Emma. Certo, vi sarete chiesto il motivo per cui mio marito deve ignorare che noi ci siamo già incontrati. Ma lui ci credeva a Parma, ospiti di amici, allora... lui ha le sue manie, se avesse saputo che alloggiavamo in un albergo. Venite. Emma sarà felice di rivedervi. Emma? Sì, è proprio lui, Andrea Smucker. È venuto da Parma a lavorare con tuo padre. Naturalmente non ci eravamo mai conosciuti. Vi rivedo con piacere. Come buffa la vita in certe circostanze. Qualcuno che non sapesse come stanno esattamente le cose penserebbe che Andrea ti è corso dietro da Parma. Mamma, stai facendo un torto a lui e a me. Ma io scherzavo. Anche scherzando. Se la mia presenza dovesse... Vi considero un amico. E mi fa piacere che siate qui. Questo Andrea Smucker deve essere davvero un ingenuo. Possibile che non sospetti neppure d'essere lo strumento d'un doppio gioco? Non mi è sembrato uno sciocco, ma è ancora molto giovane. Certo che d'ora in poi a Villa Vernaldi a Firenze. Ma le visite notturne non potrebbero avvenire ugualmente, dato che Smucker non alloggia in casa. C'è un limite a tutto. Io sono convinto che le cose cambieranno. Perciò ho accolto la richiesta di Ward, anche se lui ha in mente qualcos'altro. Di evitare il pericolo di un altro attentato, oltre che quello di uno scandalo. Ward va più in là. Spero che il giovane Smucker diventi un rivale fortunato. Se è così, Ward sbaglia. Sono d'accordo con voi. E a nessuno dispiace più che a me. E ora, Altezza? Luisa, devo ancora chiedervelo. Avanti. Anche questo non vorrei più dirvelo. Non ho segreti per Giuditta. Rosselló ha preparato quel memoriale per Vienna di cui vi ho parlato ed è venuto a consegnarvelo. Mi permetto di ricordarvi che Rosselló vi è doppiamente fedele, come sovrana di Parma e come duchessa di Berry. Il memoriale documenta il bilancio negativo del regno di Carlo, ne prevede i catastrofici sviluppi, raccomanda la detronizzazione del duca e la vostra reggenza fino alla maggiore età di Roberto. Ah,
Luisa. Posso far entrare il colonnello Roslo? Vado io. Inutile dirvi che... Altezza, quello che mi ha spinto ad agire... Grazie, Roslo. Sua Altezza non ha dubbi in proposito. Lo esaminerò. Mi permetto di rammentarvi che dovrebbe essere inoltrato a Vienna prima che il duca vi arrivi. Altrimenti... Me ne rammenterò. Temo che dovrete fare un salto alla biblioteca Medicea per controllare alcuni dati. Vado subito. No, no, no. Anche domani. Comunque devo dirvi che sono molto contento di voi. Siete premuroso e scrupoloso, il che non è facile in un giovane. Erminia mi ha detto che domenica andrete anche voi in gita a Fiesole. Avrò questo piacere. Bene, bene. Un po' di distrazione ci vuole. Sì. Un po' di distrazione ci vorrebbe. Scusate. Prego, prego. Che cosa ti senti? Certo, certo. Andiamo subito in camera tua. Oh, Emma, Emma. Se posso essere utile? No, grazie, non c'è bisogno di aiuto. Non è che un semplice capogiro. Con un po' di riposo passerà. Perché non mi hai detto niente prima? Io non voglio nemmeno pensarlo che sia vero. Tuo padre ti ucciderebbe. E naturalmente la colpa sarebbe mia. Che non ti ho sorvegliato. Che non ho impedito la tua rovina. Un bastardo che non avrà mai un nome anche se figlio di un sovrano. Tutta Firenze riderà alle nostre spalle. Non è la prima volta, mamma. Ma che dici? Devo ricordare a te in quali occasioni. Capisco il tuo stato d'animo. In certi momenti è come se il demonio si impadronisse di noi. Ma io penso unicamente a te. Troverò un medico di fiducia. E se tu aspetti veramente un figlio... Mamma... Non chiedermelo mai di liberarmene. Mai. Hai capito?
Sono venuto a salutarti. L'avevi già fatto? Senza troppa gente attorno. Gente che mi piace sempre meno e non so fino a quando potrò tollerare. Le persone che hanno la mia fiducia. Purtroppo non hanno la mia. E non parlo a vanvera, come sai anche tu. Devo parlarti. E non sono qui per litigare. Stai bene con i capelli sciolti sulle spalle? Se tu credi... Calma, non è un avance, come dite voi francesi. Tu sei pazzo. Perché dico sempre quello che penso? Domani parto per Vienna. Mi prosternerò davanti all'imperatore e gli chiederò umilmente in nulla osta per la nuova politica fiscale da attuare nel ducato. Ma mi sentirò morire per la vergogna. Per me Francesco Giuseppe non è che un sergente furiere con i paraocchi. Ma purtroppo solo affidandoci a lui possiamo sperare che il nostro ducato sopravviva. Perché ti dico questo? Per metterti in guardia contro ogni tentazione durante la mia assenza. Per la Francia di un Napoleone, il regno sardo, non siamo che una pedina nella lotta contro l'Austria, senza peso e senza avvenire. E chi ti suggerisce il contrario? Credi che io non sia capace di pensare con la mia testa? Da qualche tempo mi costringe a dubitarne. Da quando? Ma non ho mai dubitato della tua intelligenza. Non basta perché una moglie si senta rispettata. Una moglie? Hai dei rimpianti per caso? Vuoi aprirmi le braccia e concedermi il tuo perdono? Ti odio. Questo è il guaio. Non sei ancora arrivata all'indifferenza. Ma non capisci che proprio adesso ti rispetto? Era allora che ti offendevo, quando ci amavamo fingendo di credere in un rapporto che non esisteva più fra noi. Ma forse, se tu fossi scesa dal piedestallo e avessi lottato umanamente contro le tue rivali... Io non ho mai avuto rivali. Negandone l'esistenza ti sei dichiarata sconfitta in partenza. Comunque sei sempre al mio fianco come duchessa di Parma. E solo questo ti chiedo, che tu rimanga al tuo posto lealmente. Ci sono dei tradimenti peggiori di quelli coniugali e ben più imperdonabili. Ti scriverò da Vienna. Buonanotte. Buon viaggio. Sono tornati apposta a palazzo. Insistono per sapere che cosa avete deciso per il memoriale. Se non viene consegnato stanotte... Thank you.
Barone Ward. Signor Ministro. Che ci fate voi qui? Beh, qualche buona amicizia in palazzo me la sono fatta. E questa partenza del Duca mi rassicura. Starà via molto. Non fatevi più vedere qui. Fino al giorno in cui mi manderete a chiamare. A presto. Buon viaggio, Altezza. Buon viaggio, Altezza. Altezza, ho fatto quelle correzioni. Buon viaggio. Ho bisogno di parlarvi. Ho capito. Vi aspetto nel mio ufficio. Ecco, il sarto l'ha appena consegnato. Il mio piccolo generale. Chissà come sarà contento Roberto. A provargliela. L'ambasciatore De Bruca ha assicurato che il memoriale sarà nelle mani del suo ministro agli esteri almeno due giorni prima dell'arrivo a Vienna del Duca. Se mi permettete, so quello che vi tormenta. Ma questo passo era necessario, credetemi. Altrimenti sarei stato io il primo a sconsigliarvelo. Non dubitate mai della mia devota, assoluta dedizione. E non vi parlo solo come servitore dello Stato. Le circostanze mi consentiranno di provarvelo ancora meglio e presto. Quando sarete reggente e unica sovrana del nostro ducato. Che Smucker sia riuscita a introdursi nel palazzo è il meno. E probabilmente chi gliene ha dato la possibilità non ha supposto niente di male. Ma l'individuo minaccia di rendersi ben altrimenti pericoloso. E di questo sono venuta a parlarvi. Se non sbaglio, siete stato voi ad assumervi la responsabilità di neutralizzarlo. Che ha combinato, che io non so. Smucker, giudicate voi. Se non mi mettete al corrente. Sta facendo un mare di debiti. Ma racconta a tutti, anche alla prostituta Fanny Bertini, con cui abitualmente si accompagna, che presto verrà in possesso di un'ingente somma che gli permetterà di saldare tutte le sue pendenze. E quando lo prendono in giro chiedendogli da che parte arriverà il denaro, lui ammicca, sogghigna, fa capire che sbalordirebbe il mondo se potesse parlare. Gli informatori assicurano che finora non ha fatto nomi. Forse lo frena anche il timore di danneggiare suo figlio Andrea. Ma un tipo simile da un momento all'altro. Ha anche il vizio del bere e nell'ubriachezza. Insomma, io fremo pensando a quello che potrebbe accadere. Non faccio allusioni personali, ma si critica fin troppo la moralità della corte. E ormai un nuovo scandalo può diventare la goccia che fa traboccare il vaso. Già. Immagino che la possibilità di estinguere questo increscioso debito non ci sia. Non c'è. Per il momento. Il futuro è nelle mani di Dio. E allora? E allora, caro Soragna, vi sono grato di avermi informato. E farò tutto quello che posso. Che cosa? Che cosa? Chiamerò Smucker e cercherò di convincerlo ancora una volta che gli conviene tacere. Che altro potrei fare? Pallavicino è informato? Finora no. Meglio così.
Evitiamo altre preoccupazioni alla duchessa. Buongiorno. Scusate, ma il vino è sempre quello di... È sempre lo stesso, signor Smoker. Sara, i grassi dovrebbero almeno essere simpatici. Sarai conte, sarai colonnello. Ma quando si tratta di aprire il portafoglio... Uffa. Io non sono tua moglie e se devo essere gentile... Ma vattene al diavolo! Voglio quello che mi hai promesso! Basta! Ma dove vai? Oh. La signora Fanny esagera. Non le basta l'invito a cena tutte le sere? Non dovevate farla entrare. Ci tenete tanto al buon nome dell'albergo? Per me è soltanto l'ospite di un mio cliente. E chi la conosce? Oh, non la conoscete. O se lei mi ha detto... Signor Smoker. Colonnello, prego. Colonnello Smoker, siete ubriaco. Perché non vi fate un giretto al fresco? In giardino? E perché no? Una boccata d'aria? Certo, mi farà meglio, eh? Io. Fatevi passare la sbronza e riflettete. Fanny fa il suo mestiere, vuole essere pagata. E io ormai per quello che mi riguarda ma lo pretendo. Ma se vi ho detto... Sì, mi avete detto e ridetto 100 volte, ma io non sono più disposto ad aspettare. Nemmeno pochi, pochissimi giorni. Quanti? Diciamo... fino al giorno in cui il duca ritornerà da Vienna. Che cosa c'entra il duca? Lui? Niente. Ma, niente. Tanto per fissare una data. Ecco. Ecco. Allora, d'accordo? Oh, meno male. Oh, sì, buonanotte. Gute Nacht. Ma dove va? È ubriaco. Passa dall'interno. E lui invece passa di qua. Buonanotte. Lascialo perdere, vieni, andiamo. Madonna, no. Sbronzo marcio. Questa maledetta scala è pericolosa. Morto. Già. E adesso chi mi paga? Sei un porco. Oh, sei matta? Andrea.
una disgrazia. Mio padre. Una disgrazia. È del ministro Ward. Non c'è la cameriera per questo? Non ho di meglio da fare. Eh già. Secondo te tutto normale? Tutto tranquillo, in attesa, come si dice, del lieto evento. Eppure, perché non torniamo a Volterra? Ma che cosa speri? Che il medico mi dica il contrario? Ho scritto a Cameli. Che cosa hai fatto? Il duca doveva saperlo. Tu ti sei rifiutata di partire. Doveva tornare. Ma non sei fatto più vivo. E questo dovrebbe già averti aperto gli occhi. Mamma, non è la prima volta che fai di tutto perché io ti disprezzi. Stavolta è peggio. Emma! Ma non capisci che solo da me doveva saperlo? E adesso crederà che non avevo coraggio di dirglielo. Che mi vergogno della nostra creatura. Penserà che l'abbiamo informato tramite un estraneo per avere un testimone. Per minacciarlo, ricattarlo addirittura. No, mamma. Questo non te lo perdonerò mai. Ed ora in poi... Ah, siete qui. C'è una novità molto dolorosa per il povero Andrea. È arrivata una lettera da Parma con la tragica notizia che suo padre è morto, precipitando dal ballatoio dell'albergo in cui alloggiava. E dov'è Andrea? Sta facendo la valigia, ma fra due minuti sarà nel mio studio per salutarvi. Partiamo con lui. Come? I bossi Pianzola ci hanno invitate un'altra volta a Parma. E io, rispondendo, ho fatto loro una mezza promessa. Ma nello stesso tempo teniamo compagnia ad Andrea, almeno durante il viaggio. Povero ragazzo. Merita tutto il nostro conforto e la nostra amicizia. È il primo giovane che abbia saputo conquistare la tua stima e perfino il tuo affetto. Questo è vero, ma... Non stavi poco bene? Ah, no, ma sta meglio. Sta molto meglio. E il viaggio, il cambiamento d'aria non potranno che farle del bene. Su, Emma, prepariamoci. Prega Andrea di aspettarci. Pochi minuti soli. Gli dirò di tornare. Convincetelo anche voi. Forse non ce n'è bisogno. Che significa? E che anche lui sarà contento di tornare per lavorare con te. Ah, lo avverto subito. Mamma, non c'è niente da dire. Partiamo per Parma. E riabbraccerai il tuo Carlo. Non è quello che volevi? Non rompi le spalle, ho detto. Perché mi fanno male questi caffè? Sono con i piedi. Yeah. Allora, Carla, avete finito lì? Sì, ho finito. Adesso scendo. Non fate un'altra prova? Dillo al direttore. Certainement. Vite, vite. Nous allons recommencer. Carla! Va bene, scendo. Je vous en prie. Vous dansez pas, vous marchez. Simon. Attention! Roberto,
Arrête. Oui, tu es en retard. Michel. Francesca, tourne. Encore une fois. Bon. Ça va mieux. Un momento solo, torno subito. Arrêtez-vous. Bambo, dove va? Rita, che è successo? Devo parlargli. Non c'è, è a Vienna. E allora? Rita! Aspettami, fra poco ho finito, andremo a casa mia e mi dirai tutto. Monsieur le professeur? Chi è? Pensa ai tuoi affari. See?